Iniziamo questo confronto tra i sei candidati alla carica di sindaco del comune di Formia. Innanzitutto, grazie a loro, attendiamo l'arrivo del sesto candidato, che ha mandato un messaggio dicendo che sarebbe arrivato in ritardo, e certamente stiamo tutti noi sottoponendoli a un tour de force spaventoso, perché nella stessa giornata più interventi, più appelli, e abbiamo pensato, per quanto riguarda questo che è organizzato dal periodico mensile Golfo e dintorni, dall'emittente televisiva Telegolfo e da Radio Tirreno Centrale, abbiamo pensato di ridurre al minimo le domande per dare la possibilità a loro di esprimersi sui punti più forti dei loro programmi, perché quello che accade sovente è che si va via da un confronto con il rammarico di non aver potuto esprimere tutto ciò che si desiderava. Io tra pochi secondi cedo la parola per un saluto iniziale al direttore responsabile di Golfo e dintorni, il dottor Raffaele Vallefuoco. Per quanto riguarda i tempi, abbiamo pensato un giro di 5 minuti ciascuno di presentazione dei programmi. Poi, grazie alla collaborazione di 3 gentili e giovani giornaliste, Emanuela Conte di Telegolfo, Letizia Lagni di Radio Formia e Francesca De Meo di Latina Quotidiano, ci saranno da parte loro una domanda per ogni candidato. Quindi ognuna di loro farà 2 domande a 2 diversi candidati. E alla fine il diritto di replica, perché quando c'è un dibattito si citano i pensieri altrui, e diamo il diritto in un confronto democratico la possibilità di poter replicare. I tempi saranno contingentati, abbiamo un cronometro al quale c'è il dottor Vallefuoco, che funzionerà in modo rigoroso, quindi chi parla per cortesia è pregato di guardare anche il cronometro, in modo tale, perché voi sapete che per la par condicio non potremmo mandare in onda programmi con differenziazioni di tempo, e quindi dobbiamo rispettare i tempi concessi. Prego Raffaele. Sì, buonasera a tutti, grazie intanto per essere qui, e un veloce passaggio ringraziando anche chi ci sta seguendo sulle varie dirette social e ovviamente nelle trasmissioni in replica e differita sia su Telegolfo che su Radio Tirreno Centrale. Ovviamente, come Golfo e dintorni, ci è sembrato naturale contribuire ulteriormente al dibattito che si sta articolando in queste ore, in queste settimane a Formia, cercando di unire più voci, cercando di mettere insieme più contenuti editoriali per permettere al massimo numero possibile di elettori e cittadini di essere informati. Quindi andiamo subito con il dibattito, iniziamo subito col dibattito. Vi informo che, come ieri, sarò molto molto stringente sui tempi, anche perché qui abbiamo delle esigenze di fine campagna elettorale, quindi tagliamo senza indugi, andiamo avanti. Proseguiamo, Marcello. Allora, mi avvalgo del notaio alla mia sinistra. Vediamo gli abbinamenti per il secondo giro. Perché ricordiamo, il secondo giro sarà articolato nella forma delle domande delle 3 giornaliste, e adesso Marcello sta selezionando, sta estraendo allora i nomi. Abbiamo Pasquale Cardillo Cupo, Emanuela Conte, Paola Villa, Emanuela Conte, Gianfranco Conte, Letizia Lagni, Antonio Romano, Letizia Lagni, Mario Taglialatela, Francesca De Meo e Claudio Marciano, Francesca De Meo. Ok? Allora, la parola Pasquale Cardillo Cupo non lo abbiamo, la parola alla professoressa Paola Villa per il giro iniziale.
Allora, innanzitutto buonasera a tutti. È vero, noi siamo reduci da vari confronti, ma questi confronti ci stanno consentendo di sviscerare l'intero programma. E questo mi sembra una cosa estremamente positiva. Noi, il nostro programma di mandato si poggia su una grande... su un grande tema, che è quello della ricostruzione della comunità, perché la politica abbia e riacquisti il ruolo per cui è chiamato ad amministrare in città, cioè quello di unire tutte le realtà cittadine, partendo dai quartieri, partendo dalle associazioni, partendo dai borghi e dalle periferie. L'amministrazione ha un grande compito, quello di riunire la comunità. Il programma di mandato si poggia su alcuni punti fondamentali. Innanzitutto il decoro e l'utilizzo da parte dell'amministrazione di una cura particolare della città. Questa città deve essere di nuovo In questa città deve essere ancora, bisogna ritornare a vivere bene, e per vivere bene il luogo deve essere curato. Il fuoco di questa città deve essere innanzitutto la capacità da parte dell'amministrazione di dare dei segnali in modo tale che tutta la città sia curata al meglio. Noi abbiamo scritto questo programma di mandato lavorandoci ormai da 7 anni, sentendo e ascoltando e prendendo spunto da vari incontri con i cittadini, e questa cosa ci ha portato a vedere come a Formia, perché riparta l'amministrazione, la macchina amministrativa, perché riparta l'economia, bisogna fare non grandi opere, ma un'opera grande, prendersi cura di questa città. L'economia è stata completamente abbandonata, e questo l'amministrazione ha delle responsabilità, perché l'amministrazione deve facilitare tutti i percorsi che devono seguire i responsabili e i fautori della ripresa economica attraverso una macchina amministrativa competitiva, cioè prima che le aziende in città siano competitive lo deve essere l'amministrazione. E quindi questo significa la sburocratizzazione, scusatemi, della macchina amministrativa e la digitalizzazione completa della macchina amministrativa. Il programma di mandato, non a caso, la parte finale ha una parte corposa che riguarda l'economia e che riguarda il rilancio di questa città. Noi non parliamo di turismo in senso largo. Noi ci siamo andati a chiedere dove questa città deve andare a dirigere le proprie offerte, e ci siamo basati sugli studi di settore, ma anche sul fatto che il turismo è quella disciplina che consente ad un comprensorio, non solo a una città ma a una rete di comuni, di attirare i turisti. A quale target noi ci dobbiamo rivolgere? Ci dobbiamo rivolgere a un target già esistente, legato a tutte le attività sportive che si possono fare in questo luogo, e quindi corredare questo turismo sportivo di un turismo archeologico e culturale. 30 secondi. Questo programma è possibile realizzarlo attraverso un completo coinvolgimento dell'intero Consiglio Comunale, e questo deve essere un chiaro segno politico, che questa città si riappropri sì dei propri spazi, ma che il Consiglio Comunale ne rappresenti tutti, senza segno
di parte. Ricordo fra l'altro che siamo in diretta, quindi ci stanno seguendo sia per in televisione, sia su Facebook, sia per radio. E voglio ringraziare Gianluca Forcina, Giuseppe Biagio Capuano e Luciano Ciorra per il loro lavoro. Adesso Antonio Romano. Allora, cominciamo subito col dire che noi non è che abbiamo dei punti fondanti, noi abbiamo un programma che è un corpo unico. Il programma del Movimento 5 Stelle per Formia è semplice: bisogna migliorare la vivibilità della città. Migliorare la vivibilità della città significa tante cose, significa innanzitutto fare in modo che questa città abbia un traffico che sia ben gestito, abbia la possibilità di tutti i cittadini di poter accedere ai servizi della mobilità urbana. La vivibilità per questa città significa che per le strade dobbiamo essere sicuri. Molte strade a Formia non hanno separazione tra il traffico veicolare e il camminamento pedonale, non ci sono piste ciclabili protette. Ecco, questi sono i primi interventi più importanti che noi pensiamo di fare subito per la città. Ma la vivibilità per questa città significa fare in modo che le persone, soprattutto i giovani ragazzi di questa città, possano vivere la città, quindi la possibilità di dare ad associazioni, la possibilità di dare ai cittadini spazi perché questa città torni ad essere vissuta. E noi abbiamo identificato durante questi anni tanti campanelli d'allarme di problemi sociali. Ecco, la risposta che noi cercheremo di dare è dare maggiori spazi alle associazioni. È importante questo perché è da queste condizioni che può ripartire tutto il discorso della città. Un aspetto importante per la vivibilità di Formia è l'ambiente. In più di un caso noi abbiamo visto mare inquinato per diverse cause, non ultimo il depuratore, ma anche per gli allevamenti che abbiamo dall'altro lato a Vindicio. Sono situazioni che sulle quali noi non possiamo più transigere. Noi non possiamo fare discorsi relativi al turismo o ad altro se continuiamo a tenere un ambiente così violentato in città. Ovviamente anche il traffico rientra nel discorso dell'ambiente, è un traffico ben gestito, è un traffico che non ammazza, che non intossica, è un traffico che comunque permette alla città di essere inclusiva. Come voi sapete, penso che lo sapete un po' tutti, uno dei punti centrali della nostra azione è l'acqua. Noi pensiamo che non può esserci vivibilità in città se ogni anno sulle colline non c'è acqua, perché Acqua Latina ogni anno non manda acqua sulle colline d'estate, l'anno scorso anche in città, però il servizio di Acqua Latina è talmente scadente che noi pensiamo non debba durare più di quello che è necessario per uscire dal lato. Uno dei nostri punti fondanti è l'uscita dal lato per realizzare prima ovviamente una società speciale di diritto pubblico che gestisca l'acqua a Formia. E si può fare, lo abbiamo detto, lo ripetiamo, è una battaglia che facciamo ed è una battaglia anche per la legalità. Chiunque operi sul territorio formiano, dalla ASL ad Acqua Latina, a qualsiasi altro ente, ha delle carte di servizi e quelle carte di servizi sono vincolanti e il sindaco deve, ripeto, deve per rispetto alla propria comunità far rispettare con le buone o con le cattive quelle carte di servizio. Non può succedere più che noi viviamo un'estate con un'interruzione idrica, con un'interruzione di pubblico servizio e rimaniamo così a guardarci. Allora, è importante che diciamo queste cose qui perché sono situazioni che vanno a incidere sullo sviluppo. Per quanto riguarda lo sviluppo economico, noi pensiamo che Formia ha molte risorse, Formia ha il mare e la montagna, ha la possibilità di avere un'agricoltura sostenibile, un allevamento sostenibile e ce l'abbiamo persone che stanno sul territorio e che fanno queste cose. Questa agricoltura e questa situazione va supportata, vanno inseriti anche loro in un circuito turistico, come vanno inseriti i beni archeologici e quanto abbiamo, perché la realizzazione degli attrattori, che sono attività che le associazioni possono realizzare assieme al comune, possono cambiare il discorso del turismo. L'attrattore, cioè presentare la città e il territorio al turista,
dà quella caratteristica in più che è vincente. Quando noi presentiamo la nostra identità, noi siamo vincenti per il turismo. E come Movimento 5 Stelle, nel nostro programma non può mancare la democrazia partecipata. La democrazia partecipata è importante perché significa che quando si entra nella casa comunale non entrano delle persone che rimarranno lì isolate da tutto e da tutti. Democrazia partecipata significa maggiore controllo sul comune, significa trasparenza, perché la mafia si nutre della corruzione nelle istituzioni e una delle nostre prime azioni sarà la trasparenza. Bene, continuiamo con Gianfranco Conte. Buonasera a tutti gli astanti e gli telespettatori, i radioascoltatori. Io non farò dichiarazioni di principio, non le farò perché ne abbiamo parlato tanto durante questa campagna elettorale, ognuno di noi ha fatto l'elencazione dei problemi di questa città, credo che sia arrivato il momento di presentare le soluzioni, non la semplice elencazione. Questa è una città che ha vissuto un periodo drammatico, un po' per la crisi, un po' perché è finita l'espansione urbanistica e ha bisogno di una rivisitazione. Nessuno può fare una rivisitazione se non si parte dallo stato dell'arte. Lo stato dell'arte, bilancio del comune, lo stato dell'arte, l'organizzazione del comune. Vedete, io sono entrato in questa competizione elettorale perché ho pensato di poter portare la mia esperienza ventennale parlamentare, i rapporti anche fra le istituzioni per risolvere i problemi, ma nessuno, vi dico nessuno, può partire e cercare di risolvere i molti problemi che sono stati elencati se non ha una macchina amministrativa che funziona. Perché si può affrontare il problema dell'acqua, io su questo non sono molto d'accordo con il collega Romano, perché evidentemente lui non mette in conto che quando si è fatta Acqualatina gli impianti sono stati ceduti ad Acqualatina, che la convenzione è vincolante e che quindi bisognerebbe andare a fare una causa. Voi sapete quanto durano le cause nel nostro paese e che quindi una uscita ex abrupto dalla convenzione creerebbe certo problemi molto pesanti anche per quanto riguarda la gestione del problema dell'acqua. Io sono d'accordo che l'acqua è un bene essenziale, ma bisogna usare le metodologie che sono adeguate al problema. Il turismo di cui si fa gran parlare, noi certo potremmo ragionare in termini di sviluppare un rapporto più fattivo che parte sempre dall'amministrazione. Se ci vogliono mesi per avere autorizzazioni, se si scoraggia l'imprenditoria è difficile far partire nuove iniziative e quindi è evidente che noi dobbiamo fare in modo che il personale del comune si renda conto che sono al servizio dei cittadini e deve essere anche formato. Quando si parla di sportello per le imprese, di sportello per l'Europa, ci vogliono i consulenti giusti, quelli che sanno dove andare a trovare il denaro, quelli che conoscono a menadito i bandi. Quando si interviene su argomenti così complessi come quello del traffico, che è uno degli elementi ostativi maggiori che abbiamo in questa città per un concreto sviluppo sotto profilo commerciale e turistico, è chiaro che bisogna affrontare con i mezzi che si hanno. I mezzi che si hanno oggi non sono assolutamente quelli dell'intervento pubblico, d'altra parte è stato detto a chiare lettere anche nella formazione del governo che si è andato a fare. E i mezzi che si hanno sono quelli dell'intervento dei privati, sono il progetto di finanza. Noi abbiamo previsto due progetti di finanza, uno per l'attraversamento di Formia, uno per risolvere il problema atavico di Castellone. E i problemi si risolvono anche con il semplice fatto che io personalmente ho già detto in un'altra riunione, c'è un problema degli svantaggiati sociali, c'è un problema degli asili nido, dei portatori di handicap. Io ho detto con chiarezza, io rinuncerò al mio stipendio di sindaco per darlo alle fasce svantaggiate di questo paese. Sono fra le spese di accompagnamento circa 500.000 euro
nel quinquennio, alla quale io rinuncio perché mi rendo conto che all'interno del bilancio di Comune di Formia non ci sono le risorse. Quando si parla di promozione turistica o si fa un discorso di carattere comprensoriale, si mettono a fattor comune tutte le risorse a disposizione, 30 secondi. Se no noi non potremo andare avanti con la promozione turistica di questo posto con 40.000 euro in bilancio. Ma stiamo veramente, siamo impazziti, cioè pensiamo veramente di fare le nozze con i fichi secchi. Allora è chiaro che o si fa un ragionamento di comprensorio tutti insieme, altrimenti rinunciamoci, non facciamoli questi discorsi, sono discorsi vuoti che non portano da nessuna parte. Concretezza, ecco, io quello che voglio dalla prossima amministrazione è concretezza e vicinanza con i cittadini. Bene. Adesso Mario, taglia la tela. Sì. Io mi... Thank you. Very much. Mi aggancio alle ultime parole del onorevole Gianfranco Conte, il quale, voglio dire, mi trovo perfettamente d'accordo sulla necessità della concretezza. Io prima, mentre stavamo in giardino, raccontavo una frase che non posso ripetere qui. Però io voglio dire, tutte le idee, i programmi, sì, saranno belli, bellissimi, ma alcune però sono un libro dei sogni. Ma soprattutto perché? Perché non si danno le soluzioni. Io, per esempio, chiedo... Qual è la soluzione quando si dice per uscire da Acqua Latina? Io vorrei sapere qual è la procedura di chi, tra i quali sono pure io ce l'ho la soluzione per uscire, però vorrei saperla anche da chi ci ha fatto una battaglia su queste cose, giusto per carità, però dovremmo essere concreti. Perché sulla sicurezza, che cosa di concreto si può fare in una città come Formia? Il commercio, il turismo, che sono cose che secondo me non possono essere prese, esaminate e risolte in un comparto ben definito. Qui noi all'inizio del nostro percorso, parlo di Formia Viva 2018, noi ci avevamo dato la denominazione al nostro gruppo, al nostro movimento, ordinaria amministrazione, e nonostante l'abbiamo cambiato siamo ancora di questa opinione. Qui a Formia, mi dispiace doverlo dire, bisogna cominciare da capo, ordinaria amministrazione, perché fino adesso non si è fatto nemmeno l'ordinaria amministrazione. Cioè poco fa si parlava di un piano del traffico, oui, ma perché? Qualcuno diceva in 2 minuti lo facciamo, ma se ne sono avuti 5 anni di tempo per farlo, perché non è stato fatto? Eppure il problema del traffico è uno dei problemi cardini dello stato in cui questa città. Acqua Latina, qual è la soluzione? Pure Antonio Romano, che rispetto per carità, qual è la soluzione? Voi avete fatto uno studio particolare, ci dite qual è, come si esce da Acqua Latina? Io l'ho detto, l'ho scritto nel mio programma, è fatto da 6 mesi e non è fatto soltanto perché la mattina mi mettevo nello studio e scrivevo. Il programma del movimento Formia Via 2018 è stato fatto perché noi settimanalmente incontravamo la gente, sentivamo, giravamo le associazioni di categoria, in particolare per il sociale. Noi abbiamo ascoltato tutti, siamo andati a visitare tutti per capire qual era, e qui c'è una persona che non so dove sta. Quando abbiamo incontrato la Consulta, abbiamo detto voi ci dovete dire voi che cosa vi aspettate da noi, perché la disabilità non è unica, ce ne stanno 10.000 di problemi nella disabilità. Noi vogliamo fare quello che voi ci prospettate come esigenze e come criticate l'attuale assetto in cui pensano. E quindi io vorrei chiedere, se è possibile, a tutti gli altri, perché noi stiamo facendo questi incontri, oggi c'era, questo è il secondo, poi ne avremo ancora un terzo stasera, la concretezza.
con parole semplici, non con parole difficili. La gente deve capire di che cosa stiamo parlando e quali sono le possibilità che un'amministrazione, con tutto il dono che ci fa l'onorevole Gianfranco Conte dello suo stipendio, ma non è che risolviamo tutto. Noi abbiamo bisogno di finanziamenti extra, perché fra poco saremo ridotti a dover pagare a rate pure gli stipendi dei dipendenti, perché i soldi, dico i soldi e non mi sbaglio, anche se è un termine non corretto, non ci stanno più. Quindi cominciamo a parlare delle cose concrete. Sempre preciso. Le cose concrete, diciamo quali sono le soluzioni, questo chiede la gente, non il libro dei sogni. Ho diritto a 15 secondi. Ecco, ringraziamo il dottor Tagliaratela che ha donato 15 secondi a tutti e passiamo a Claudio Marciano. Sì, buonasera. Ecco, a proposito di soluzioni, allora, il nostro programma politico prevede alcuni punti qualificanti. Il primo è sicuramente quello della gestione dei servizi. A nostro avviso le privatizzazioni, quando sono state realizzate in questo territorio, hanno fallito. E quindi, siccome una delle scelte più importanti che deve prendere un'amministrazione è quale forma dare alla gestione dei servizi, quindi parlo dei rifiuti, della sosta, della mobilità, in parte anche dell'acqua, noi siamo perché sia pubblica. Veniamo da un'esperienza che riteniamo sia stata abbastanza soddisfacente, quella della forma rifiuti zero, con cui abbiamo raggiunto una buona percentuale di differenziata, abbiamo tenuto i conti in ordine, abbiamo realizzato degli investimenti. Riteniamo che questo tipo di soluzione debba essere applicata anche a questi altri servizi, in primo luogo alla gestione della sosta e del trasporto pubblico, perché si tratta di due servizi in esclusiva comunale e due servizi che sono scaduti, e poi ovviamente anche alla questione dell'acqua, su cui le competenze del comune sono condivise all'interno dell'ambito territoriale ottimale, su cui noi siamo per la soluzione prospettata da Alberto Lucarelli, che è quello che ha scritto il referendum del 2011 e che è un grande costituzionalista, che ci dice che il nodo fondamentale è quello di evitare che Veolia ceda le azioni a terzi ed affermare il principio che il socio privato non può vendere a privati le proprie azioni e pertanto far sì che scaturisca da questo tipo di decisione un valore che è quello nominale delle azioni. Ovviamente ci vuole uno sforzo anche finanziario, su cui la Regione ha preso degli impegni molto importanti. Il secondo punto è quello sicuramente delle grandi scelte. Noi siamo in una città che non ha ancora un piano regolatore generale, non ha ancora un piano urbano del traffico, non ha ancora un piano di zonizzazione acustica, però su questi elementi si è fatto un grande lavoro nel passato ed è stato fatto dalla maggioranza ma anche dall'opposizione. Noi riteniamo che si debba andare alle decisioni, quindi noi siamo per l'approvazione del piano urbano del traffico che abbiamo già adottato in Consiglio Comunale, che prevede dei dispositivi con il livello attuale delle infrastrutture. Che cosa vuol dire? Vuol dire che attraverso alcuni piccoli interventi di manutenzione straordinaria di intervento e al cambiamento delle regole noi possiamo avere più ZTL, più spazio per le piste ciclabili e così via. Piano della mobilità che deve essere integrato com'è effettivamente con il piano regolatore generale. Anche qui non si può tardare ancora oltre, perché la città deve risolvere alcuni nodi fondamentali. Bisogna evitare che il meccanismo della perequazione possa aggredire, essere usato per aggredire zone di pregio come la Cervara, come la zona delle colline, come in qualche modo si è cercato di fare questo in passato, e bisogna tutelare il territorio per garantirgli anche uno sviluppo. Piano di zonizzazione acustica, anche questo è stato adottato dal Consiglio Comunale, va fatto perché lo sviluppo commerciale che c'è stato in alcune zone della città va tutelato, ma vanno tutelati anche i residenti, quindi bisogna affermare delle regole. E ovviamente anche altre questioni. Il terzo punto è indubbiamente quello dell'economia, su cui un'amministrazione comunale deve fare di tutto per sostenere l'iniziativa privata e anche per risolvere una serie di questioni. Ora, turismo a Formia significa soprattutto cultura. La riscoperta del patrimonio archeologico è stata una conquista della città su cui noi dobbiamo andare avanti. Ci sono delle opportunità, abbiamo il progetto ABC finanziato dalla Regione Lazio con 1 milione di euro e lo vogliamo utilizzare al meglio per dar vita a nuove aziende che si occupano di riqualificare il patrimonio, però abbiamo anche, diciamo così, almeno altre due strategie, due qualità del nostro territorio che sono assolutamente indubitabili. Il primo luogo è quello delle risorse naturalistiche, su questo però dobbiamo fare anche delle battaglie politiche importanti. Non possiamo pensare a un turismo che si sviluppa
sviluppa sulla vera, sul mare, sull'economia del mare, se non risolviamo il nodo della delocalizzazione degli impianti di itticoltura e il nodo fondamentale del pontile petroli dell'Eni, su cui c'è stato un grande lavoro fatto in passato. Oggi le concessioni non possono, per quanto riguarda l'itticoltura, essere più rinnovate. Dobbiamo anche avviare una vertenza legale assieme alla Regione affinché la legge sia finalmente rispettata. Del resto, fino ad oggi c'erano ancora le concessioni in essere, oggi che non ci sono più, dobbiamo insistere per ottenere questo risultato. E poi lo sport, noi qua siamo vicino al CONI, è un ente straordinario che ancora oggi ospita e realizza 100.000 presenze l'anno, organizza degli eventi fondamentali, ci sono degli investimenti che il CONI si appresta a fare e che devono essere supportati dall'amministrazione comunale, assieme ovviamente a altri interventi che già sono in corso da parte dell'iniziativa privata, soprattutto penso alla vela, che devono essere ulteriormente sostenute. Infine il sociale, attenzione a non fare, diciamo così, l'errore che fanno a volte persone che non se ne occupano da tempo. Il sociale non si cura attraverso la carità e la solidarietà, che è pure importante da parte dei singoli, sicura attraverso politiche redistributive della ricchezza. Noi dobbiamo incidere sull'asilo nido, sui servizi a domanda individuale, su cui c'è ancora molto da fare, abbiamo molte più richieste dei posti che mettiamo a disposizione, dobbiamo far pagare di più chi ha di più e di meno chi ha di meno per farlo iscrivere alle graduatorie, e dobbiamo insistere affinché le case dei libri vengano estese in tutti i quartieri, così come i progetti culturali e di recupero delle periferie. Comunque va riconosciuto ai candidati alla carica di sindaco di aver rispettato i tempi. Noi abbiamo voluto evitare le domande perché la domanda sviluppava un tema e noi volevamo che loro potessero esprimersi a 360 gradi. Adesso in questo secondo giro, che ricordo che è di 3 minuti la risposta, vi saranno le domande delle giornaliste. Prima una comunicazione di servizio. Gianluca, nel borsello c'è una macchina fotografica, se puoi fare 2 foto. Lo fate già col telefono. Perfetto, bravo, per il nostro giornale. Passiamo adesso a Emanuela Conte, che deve porgere una domanda alla professoressa Paola Villa. Quindi avete quasi tutti parlato di un'amministrazione lenta. Qual è la soluzione da voi proposta? Allora, la macchina amministrativa è la chiave di volta perché vengano accelerate tutte quelle pratiche che riguardano la città. Io voglio dire subito una cosa, la macchina amministrativa la si spesso vive come un ente che si contrappone sia alle associazioni di categoria sia ai semplici cittadini. Questo è già un punto a sfavore dell'amministrazione. L'amministrazione deve iniziare dal buonsenso utilizzando la legge e non il contrario. Tutto l'iter che va fatto all'interno della macchina amministrativa deve avvalersi sì del personale, ma si deve avvalere anche di tutto il sistema digitale. Molti cittadini, molte associazioni di categoria, molte imprese lamentano il fatto che non si rispettino i tempi di risposta della macchina amministrativa, e su questo bisogna assolutamente lavorare, perché è inutile lavorare nell'aumentare l'economia se tu non dai canali per poter accedere a quell'economia. E qui noi puntiamo anche su alcuni uffici chiave, ad esempio l'ufficio Europa. L'ufficio Europa deve dare modo che non solo si possano fare bandi europei perché la città abbia delle risorse che non possono arrivare per far ripartire tutto quello che deve essere fatto in città, ma soprattutto l'Ufficio Europa deve mettere in correlazione gli enti e le agenzie pubbliche di questa città.
Io sono un insegnante, lavoro nella scuola. La scuola pubblica vive sui programmi PON e la scuola pubblica vive di riflesso sui programmi POR. L'amministrazione deve dare questo, proprio l'idea di lavorare di rete, perché e addirittura comunicare, addirittura, nel senso deve diventare un iter da assolutamente perseguire, comunicare direttamente con l'Europa e quindi comunicare in lingua inglese presentando direttamente a Bruxelles questi tipi di progettazione. Bene. Adesso una domanda di Letizia Lagni all'ingegner Antonio Romano. Innanzitutto buonasera a tutti. Dottor Romano, usciamo da un'esperienza amministrativa interrotta prima della naturale conclusione, quasi un anno prima, e da una gestione commissariale che si è limitata all'ordinaria amministrazione e ha adottato forse anche qualche provvedimento che magari spettava prendere l'amministrazione che si insedierà tra poco dopo queste amministrative. Un giudizio su questa situazione e i primi provvedimenti, nel caso di Vittoria, si intendano prendere per l'estate che potrebbe anche quasi essere finita? Ok, allora diciamo subito che l'amministrazione commissariale, è chiaro, è nata in seguito alle dimissioni dell'ex sindaco. Noi prenderemo immediatamente, nel caso dovessimo arrivare al comune, dei provvedimenti sul traffico e sulla vivibilità e, come abbiamo detto prima, cerchiamo di salvare il salvabile per quest'estate. Il resto si vedrà. È chiaro che appena arrivati al comune noi avremo molta attenzione a rivedere tutte le delibere, tutti i bilanci dei sei mesi, dei sette mesi che ci hanno preceduti, per prendere le azioni di conseguenza insomma quello che leggiamo e che troviamo. Quindi adesso non possiamo dire in toto cosa faremo, possiamo dire che come azioni faremo queste cose. Detto questo, però, se mi concede, voglio rispondere un attimo ai due colleghi che mi hanno preceduto sull'acqua. Innanzitutto al dottor Conte io vorrei dire una cosa: la normativa in materia delle acque pubbliche, delle acque in generale, non dà la proprietà delle acque a nessun gestore, e basta, anche se non si conosce la normativa, basta andarsi a leggere semplicemente le convenzioni di Acqua Latina del 98 che citano le stesse normative. Quindi Acqua Latina non è proprietario di un emerito niente, i proprietari sono i comuni, delle sorgenti i proprietari sono i comuni, Acqua Latina gestisce, punto, basta studiarlo, anche gli impianti. Allora, questa è la prima, basta andarsela a leggere, non è il momento di parlarne. Allora, per quanto riguarda invece il dottor Taglialatela, la soluzione noi l'abbiamo presentata in uno streaming 2 giorni fa. La soluzione è semplice, si chiama azienda speciale di diritto pubblico. In provincia di Latina ci sono ben 3 comuni, Aprilia, Amaseno e Cori, che stanno fuori dal lato, hanno resistito al TAR, hanno resistito al Consiglio di Stato, e loro si stanno gestendo l'acqua e può farlo tranquillamente anche Formia. Allora, con la creazione di un'azienda di diritto pubblico, che si può fare perché tutte le leggi che noi abbiamo consultato, compresa la sentenza di Cassazione, ci dà la possibilità di far partire un'azienda di diritto pubblico comunale, e questa azienda ha tutte le possibilità di gestire l'acqua nel territorio comunale. Ora, detto questo, io chiedo, rivolto la domanda: è vero che noi dobbiamo presentare una prospettiva, ma qual è la prospettiva di Acqua Latina? La prospettiva di Acqua Latina è sempre la stessa, quella di cercare di far profitto perché deve pagare un mutuo alla Depfa Bank, e quindi non si uscirà mai da questo circolo vizioso. Vi chiediamo di non sovrapporvi durante gli interventi. Allora, abbiamo adesso la domanda di Letizia Lagni al dottor Gianfranco Conte. Ricordo, per aggiungermi a Raffaele, che vi è un terzo giro, quindi vi sarà la possibilità di replicare. Prego.
tutto da gettare via dunque l'operato delle ultime due amministrazioni, o si può recuperare qualche progetto rimasto bloccato e portarlo a termine nella prima parte di lavoro della nuova amministrazione? Ma io partirei anche dalla gestione commissariale, no? Qui si è parlato, ci avviciniamo all'estate, che cosa succederà? Udite, il programma politiche invariate prevede il grande sforzo di un torneo di biliardino per promuovere il turismo a Vindicio. Questo è lo stato dell'arte, quindi non mi voglio addentrare a quello che è stato fatto negli anni scorsi, anche perché qui sono state presentate soluzioni fantasmagoriche. Io per esempio, per quanto concerne il piano regolatore, ho molte perplessità. Questa è una città che deve riparare le ferite, deve parlare di rigenerazione urbana, non ha bisogno di un programma di sviluppo quando è sotto gli occhi di tutti che il valore immobiliare del patrimonio immobiliare di tutti i cittadini si è dimezzato. No, questa è una città che va risistemata e poi resa appetibile per poi fare magari più avanti. Si è parlato di un piano di traffico, l'ha detto l'amico Taglialatela, un piano che è stato studiato a lungo, che non è mai partito. Bisognerà andare a vedere che cosa prevede, perché ognuno dei candidati a sindaco ha una sua visione della città di come risolvere i problemi. È chiaro che se quel piano in qualche modo impatta rispetto a quello che è la visione che uno ha della città, non si potrà prendere in considerazione. Bisognerà anche, secondo me, rivedere il rapporto con Formia Rifiuti Zero, vedere qual è l'impatto di questa Formia Rifiuti Zero sul bilancio del comune di Formia. Bisognerà rivedere anche il rapporto con Acqua Latina, che è stato caratterizzato da un atteggiamento ignobile da parte dell'amministrazione comunale, che anche rispetto, a questo rispondo anche a Romano, l'acqua è sicuramente un bene pubblico, gli impianti che portano l'acqua, gli impianti, le pompe, le infrastrutture, quelle sono state cedute alla società. Se tu vuoi aprire un contenzioso e vuoi riprenderti, ti riprendi l'acqua, ma non ti prendi le condutture, non ti prendi i sistemi di pompaggio. Quindi è chiaro che per esempio il comune ha passato questi immobili, chiamiamo queste infrastrutture, ad Acqua Latina, e su quelle infrastrutture pagava un mutuo che oggi pesa sul bilancio del comune per 2,5 milioni, che sono gli interessi che sono stati pagati perché non erano trasferibili ad Acqua Latina. Io farei causa ad Acqua Latina dicendo: rivoglio dietro quel denaro, così come ha fatto il comune di San Cosma e Damiano, vincendo in primo e in secondo grado e arrivando a fare una transazione con Acqua Latina. Queste sono le cose che vanno affrontate, poi ce ne sarebbero altre mille, ma insomma non è il momento. Ora, Emanuela Conte, mi senti? Recuperiamo la domanda saltata. Quindi Emanuela Conte, la domanda all'avvocato Pasquale Cardinoco. Si è parlato molto di turismo. Che tipo di turismo intendete nel caso di vincete queste elezioni? Che tipo di turismo intendete fare? Buonasera a tutti, innanzitutto mi scuso di essere arrivato in ritardo, ma ero a Roma e quindi sono arrivato da poco col treno, ho fatto una corsa. Allora, noi abbiamo posto all'interno del programma particolare attenzione al turismo, perché per noi costituisce un volano indispensabile per questo territorio, un volano indispensabile laddove per fortuna geografica la città ha la possibilità di beneficiare di aspetti paesaggistici e territoriali che in poche altre parti d'Italia possiedono, e del mondo, laddove andiamo a fare anche un'analisi dei beni archeologici che spesso ci consentono di essere invidiati e visitati anche da turisti esteri che spesso si ritrovano a venire sul nostro territorio e si sono ritrovati poi spesso, ho avuto anche modo di leggere commenti lasciati sui social, nell'impossibilità anche di visitarli per una scarsa
organizzazione poi del servizio visite di questi beni. Riteniamo che il turismo che si è fatto in questi anni è un turismo che poi inevitabilmente ha preso spunto da quello che è oggi la città, che è una situazione anche di arredo urbano, di presentazione, di gestione particolarmente disagiata. Uno scarso controllo anche ha generato poi la presenza di un turismo mordi e fuggi, o comunque di un turismo non all'altezza, a nostro avviso, di questo territorio, e vogliamo necessariamente rilanciarlo, rivalutando, creando anche una serie di opportunità. Abbiamo ad esempio dei territori, il nostro è un territorio molto vasto che non si limita solo alle spiagge, ma ha anche la possibilità di sfruttare una particolare conformazione territoriale, e che oggi si è caratterizzata all'interno ad esempio del Borgo di Mola, dico, dove gli operatori commerciali sono stati abili, bravi a creare attività di servizi, di ristorazione, di intrattenimento, comunque con una qualità di livello superiore, quindi anche attirando una clientela qualificata. Ora dobbiamo dare una mano anche noi come amministrazione, come comune, caratterizzando questi borghi. Ad esempio questo del Borgo di Mola andrebbe un attimino, a nostro avviso, rivisitato, valutata la possibilità di sistemare l'area retrostante per poterlo implementare, ma Mola come Castellone, anche lì ci sono delle risorse importanti che possono essere valorizzate creando chiaramente degli eventi, delle occasioni di visite, così come le frazioni, perché le frazioni non sono soltanto periferie, ma spesso hanno anche delle loro peculiarità che noi vorremmo sviluppare per consentire poi al turista una possibilità di diffusione anche del valore e ricchezza su tutto il territorio, e non concentrarlo soltanto nella parte centrale, che rimane certamente il fiore all'occhiello della città, ma deve essere una città inclusiva e non limitata ad una sola parte di territorio. Quindi un turismo culturale... culturale, no gastronomico, folcloristico anche per certi aspetti. Scusami, Emanuele, ma non possiamo fare la controreplica. Adesso Francesca De Meo, ecco la domanda al dottor Mario Taglialatera. Non vedo. Mario, non qua, c'è. Allora, cambiare il futuro di Formia significa soprattutto garantire trasparenza e legalità. E cosa manca a Formia per, diciamo, intraprendere questo percorso, ma soprattutto per avvicinare i cittadini a quella fiducia nella politica? Non ho capito. Allora, ha parlato spesse volte di legalità e trasparenza, soprattutto a partire dalla macchina comunale. Ecco, che cosa manca a Formia per garantire, diciamo, questo percorso, ma soprattutto per avvicinare i cittadini ha una fiducia nella politica che oggi sembra persa? In questa particolare io non riesco a lasciare senza risposta alcuna affermazione. Se rinuncio a questa domanda posso rispondere? No, c'è il terzo giro no, per no, rispondere. No, perché così... scusami Pasquale, se appena era. Allora, sicuro non ce l'hai con me. No, il problema è questo. Io ho chiesto a quelli che... carissimo segretario generale, allora funziona in questo modo. No, va bene. No, c'è il terzo giro che puoi dire quello che vuoi. Sicuro, te lo prometto. Senza tempo. Vai. Questo funziona? Rispetta adesso il quinto potere e rispondi al giornalista spezzatori. Vai. Allora, la domanda era sulla legalità, se ho ben capito, anche forse questa domanda sottintende qualche altra cosa, cioè gli insediamenti malavitosi in questa città, più o meno. Beh, abbiamo detto poco fa, anche per conoscenza del collega assente, che gli insediamenti malavitosi, chiamateli come volete, dove allignano? Quando un'amministrazione non riesce ad essere sicura di quello che fa, trasparente e nell'ambito della legalità. Io l'altro giorno, in un ultimo degli incontri, qualcuno parlava dei famosi sportelli, gli osservatori della legalità. Io ho detto, a Formia c'era un osservatorio della legalità, però non si sa che cosa ha prodotto. Io sto ancora aspettando, se per caso
c'è qualche relazione a chiusura, come fanno tutte le amministrazioni degne di questo nome, se lo facessero sapere che cosa ha prodotto. Però mi permettete di dire che noi per circa 3 mesi, su un fatto dispiacevole che è successo a Formia, siamo andati alla ribalta nazionale dicendo che quell'omicidio era derivato ad opera della Camorra. Allora di che cosa vogliamo parlare? Noi strumentalizziamo anche le cose che non vanno strumentalizzate. Noi ci hanno fatto neri su tutti i giornali, su tutte le radio. Perché? Perché quella persona purtroppo è stata uccisa, termine esatto, per problemi che non c'entravano con la Camorra. Abbiamo riunito tutti, addirittura i sindaci anticamorra di Caserta, Frosinone. Questo è. Allora siamo prima noi, dico noi amministrazione, a dover dire capiamo bene le cose, non strumentalizziamo le faccende che non c'entrano. Ritorno sulla sicurezza e sulla legalità. Qui bisogna ricominciare anche su questo punto. Io non ho mai visto che c'è stato un tavolo di confronto con tutte le forze dell'ordine, perché è chiaro, per quanto vogliamo potenziare, la nostra idea sai qual è? Scusate se io mi accavallo, poi dopo lui mi dice quanto c'ho, 30 secondi, 30 secondi. E ho i crediti precedenti. Va potenziata la polizia municipale, che noi riteniamo che i vigili non debbano fare un orario come tutti gli altri, saranno pagati profumatamente, però devono assicurare un servizio anche durante le ore notturne. Questo è quello che bisogna, con un tavolo di coordinamento con le altre forze di polizia. Mario, te lo spegni il microfono. Allora, peccato che poi tutto si riscaldi sempre verso la fine. Comunque, adesso abbiamo sempre Francesca De Meo che porge una domanda al dottor Claudio Marciano. Tanti passi avanti compiuti con la forma rifiuti zero dall'attivazione il 1 maggio 2015. Come si difende invece dal recente esposto sulla poca trasparenza nella gestione del personale, anche dalle lamentele che qualche cittadino fa per quanto riguarda la raccolta dei sacchetti non secondo gli orari stabiliti? Sì, anzitutto voglio precisare una cosa. Nel momento in cui noi rivendichiamo e affermiamo di aver raggiunto dei risultati importanti dal punto di vista della gestione dei rifiuti, non diciamo che tutto il lavoro è stato svolto, tutt'altro. Bisogna fare dei miglioramenti e diciamo anche come. Ad esempio, quando diciamo che abbiamo acquisito una flotta mezzi nuova, un investimento di 2 milioni e mezzo di euro, eccetera, eccetera, diciamo anche che abbiamo liberato 200-250 mila euro di risorse rispetto al pagamento dei noleggi, e queste risorse intendiamo spendere per migliorare quei servizi che oggi effettivamente sono carenti, in particolare lo spazzamento e il lavaggio stradale nelle zone più periferiche della città. Dobbiamo andare avanti su altri punti. La raccolta differenziata va bene, ma deve andare molto meglio. Come? Attraverso la tariffazione puntuale e il compostaggio di comunità, su cui abbiamo preso dei finanziamenti della Regione Lazio, parlo di 800.000 euro che devono essere spesi. Si tratta di progetti che possono avviare finalmente anche una politica di, come dire, facilitazione e di riconoscimento dei comportamenti virtuosi, cosa che purtroppo spesso viene complicata anche dal fatto che parallelamente aumenta la raccolta differenziata ma aumenta anche il prezzo delle piattaforme dove andiamo a conferire rifiuti, in particolare del secco e dell'organico, che in questi anni sono aumentati del 50%, ragion per cui fare questo tipo di politica è sempre molto complicato. Per quanto riguarda invece la questione della trasparenza, noi, come dire, per legge abbiamo il controllo analogo, questa è una società che è completamente pubblica, ma noi abbiamo voluto fare qualcosa di più, abbiamo voluto fare un regolamento che lo disciplinasse, dando delle funzioni molto chiare ai dirigenti comunali, al segretario comunale, dando tutti gli strumenti che ci sono per garantire il massimo della trasparenza possibile. La forma rifiutizzata ha realizzato decine di procedure di evidenza pubblica per tante cose in cui in passato magari non veniva fatto, e sul personale ha realizzato un concorso, una selezione pubblica per il personale interessato. Per quanto riguarda poi gli esposti singoli, credo che la politica non ci debba entrare, se la deve vedere la magistratura. È ancora un minuto.
Ah, pensavo di avere, scusate, 2 minuti e non 3 minuti, sì. Bene, allora, continuo su questo tipo di punto. In effetti c'è una questione estremamente importante che riguarda la trasparenza per quanto riguarda le società pubbliche, perché noi sappiamo bene, mentre diciamo che siamo a favore della gestione pubblica, non ci possiamo dimenticare che la gestione pubblica in questo paese in passato ha significato anche clientela, ha significato utilizzo delle risorse pubbliche per scopi privati. Ci sono esempi assolutamente chiari, lampanti, in comuni ben più grandi di noi, che hanno lasciato i morti sulla strada. Quando noi diciamo modello pubblico, gestione pubblica, diciamo una gestione ad esempio in cui gli amministratori che vengono chiamati devono essere scelti attraverso un bando pubblico, devono essere valutati in base a degli indicatori, esattamente come abbiamo fatto noi, dando ogni anno dei precisi obiettivi a chi amministra la società, che deve rendicontare, altrimenti non prende, diciamo così, la sua, una parte della sua indennità. 3 minuti. E così via, ecco. Mi ero represso. Ora abbiamo il terzo giro, quello che è più ambito da Mario Taglialatena, quello della libertà. Adesso puoi dire tutto di tutto. E questi 3 minuti concludono il giro. Io ritengo, ecco, iniziamo dal sorteggio con l'avvocato Pasquale Cardillo Cupo e citiamo, vorrei citare, perché noi stiamo parlando dei candidati sindaci, ma dobbiamo riconoscere il lavoro di tutti i candidati al Consiglio Comunale, perché in questa città ci sono alcune centinaia di cittadini che hanno deciso di metterci la faccia e di fare la loro battaglia politica, e quindi va riconosciuto onore a tutti loro, sia per ecco, la lezione di educazione civica che ci stanno dando esponendosi, e quindi auguriamo a tutti loro di avere un riconoscimento da parte dei concittadini. Per quanto riguarda l'avvocato Pasquale Cardillo Cupo, i suoi candidati sono nelle liste di Forza Italia, Fratelli d'Italia, Idea Domani, Lega, Siamo Formia e Unione di Centro. Allora, Pasquale, 3 minuti in libertà. Grazie. Allora, rapidamente, sì, un saluto a tutti gli amici, chiaramente candidati consiglieri che hanno creduto in questo progetto di centrodestra che si è riunito intorno ad un programma che vuole essere un programma ambizioso per la città, per ripristinare quel senso innanzitutto di comunità, di collettività che noi da un po' di tempo abbiamo perso. Oggi non ci sentiamo più parte di un tutto, ci sentiamo più cittadini di forma, una comunità vera, ma ci sentiamo spesso una comunità a pezzi, dove chi si sente parte di un territorio ma non del tutto, a cominciare sia da una valutazione di ambito prettamente territoriale ma anche da una valutazione di ambito umano, dove spesso facciamo differenziazioni troppo evidenti dal punto di vista sociale e anche dal punto di vista della fruibilità dei servizi che dovrebbero essere riservati a tutti indistintamente. Rapidamente voglio affrontare anche altri temi, visto che purtroppo sono arrivato in ritardo, ma ovviamente le regole sono queste, quindi il tempo è pur sempre brevissimo. Oggi in questo periodo ci vorrebbero 36 ore, non 24, anzi 48 al giorno. Ad esempio sulla forma rifiuti zero, che è stato un tema che è stato affrontato, a noi non piace demonizzare a prescindere tutto ciò che è stato fatto. La forma rifiuti zero è stata sicuramente una decisione, quella che è stata assunta, che ha dato comunque dei buoni risultati, questo va riconosciuto atto alla precedente amministrazione. Noi abbiamo fortemente avversato la stessa in questa ultima consigliatura, però è giusto anche riconoscere quando le cose sono andate bene i meriti di questo. Non abbiamo condiviso però la modalità di gestione della dirigenza, a nostro avviso eccessivamente onerosa, eccessivamente arrogante nei rapporti con gli operai e tutta una serie di gestione che il nucleo di valutazione spesso ha
censurato, il controllo analogo spesso censurato sotto i profili dell'assegnazione di incarichi e consulenze che noi riteniamo eccessive, che poi non hanno consentito la riduzione delle bollette in favore dei cittadini. È stato però comunque un elemento importante, laddove comunque un settore molto delicato lo si è sottratto ad appetiti criminali o di situazioni ambigue, e quindi questo è sicuramente un dato che va riconosciuto. A mio avviso va migliorato, va perfezionato nella raccolta e soprattutto nella gestione delle risorse umane e nella riduzione dei costi, ma è un dato che va riconosciuto. Per quanto riguarda la trasparenza e la legalità, a nostro avviso va implementato il rapporto con le autorità, con le forze dell'ordine, e nella mia specifica attività professionale ritengo di avere competenze particolarmente specifiche sul punto. Va creato un rapporto di stretta connessione e collaborazione con le autorità, anche girando loro per il tramite di PEC. Oggi anche da un punto di vista informatico è facile collaborare, girare rapidamente incarichi, bandi, assegnazioni in maniera tale da consentire loro una valutazione immediata di quelle che sono le valutazioni che noi facciamo, perché una valutazione amministrativa può avere un senso, da un punto di vista giudiziario può averne un altro, e quindi è importante collaborare. Grazie. Ora abbiamo la professoressa Paola Villa con le liste Formia Vinci, Formia Città in Comune. Ripartiamo con voi un'altra città, prego. Allora, la costruzione di queste quattro liste è stata una costruzione molto lenta e elaborata. Un'altra città, io nasco politicamente con l'associazione politica Un'altra città, che mi accompagna in questo percorso ormai da quasi 7 anni, da 6 anni e mezzo. E abbiamo poi pian piano costruito le altre liste, andando ad avere un rapporto con i singoli consiglieri. Mi è molto piaciuto quello che prima si chiedeva, di ringraziare queste persone che hanno deciso di fare questo percorso, perché oggi metterci faccia, cuore e cervello non è così semplice, soprattutto nel fare una politica locale senza andare ad avere filiere di partito che ti sostengono, e soprattutto andando a costruire un programma che parli, che metta al centro la città e non metta al di sopra delle parti interessi non solo privati, ma anche ideologie di parte. Questo è, secondo me, il valore aggiunto. E noi abbiamo proprio deciso di fare questo tipo di percorso, perché ci siamo resi conto che Formia aveva avuto negli anni, proprio era stata depauperata dei servizi base, proprio perché una parte aveva prevalso sull'altra attraverso delle scelte di campo. Noi abbiamo deciso di non scegliere nessun campo, ma di mettere al centro la città. Questo è stato fatto in maniera preponderante. Per quanto riguarda invece, io volevo fare un piccolo cenno alla questione della legalità. Io la penso esattamente come persone più illustri di me hanno sottolineato. La penso come Giovanni Falcone. Giovanni Falcone diceva due cose: la politica deve essere, deve dare modo di far mantenere libera l'organismo della magistratura, perché dia un segnale di estrema libertà, e due, la politica deve cercare di far sì che si candidino persone che non abbiano, che non diano possibilità di avere ombre. Questo è il grande compito della politica, anche al costo di rinunciare a fette di voti. Questo diceva Giovanni Falcone, io lo sposo in pieno. Ora l'ingegnere Antonio Romano, che si presenta con una lista collegata del Movimento 5 Stelle.
signor Antonio Romano si presenta col Movimento 5 Stelle, perché noi siamo certificati. Allora, innanzitutto un grazie a tutte le persone del Meetup, perché in questi anni hanno lavorato in maniera continua e costante sul territorio, sono stati sempre presenti, sono stati presenti per i problemi della mobilità, sono stati presenti per i problemi dell'acqua, sono stati presenti sempre, anche quando abbiamo fatto, ecco, anche quando abbiamo fatto le misure sull'ex colonia di Donato, per la trasparenza. Abbiamo fatto un lavoro enorme e la candidatura di queste persone nella lista è solo il punto di arrivo di un cammino che viene da lontano e che ha visto le persone, diciamo, che partecipano in questa lista veramente molto preparati sui temi del territorio. Questo è anche il motivo per il quale io insisto tanto sull'acqua. Perché? Perché io non sto dicendo, a parte che non lo sto dicendo io, ma lo dice tutto il Meetup, ma io non sto dicendo che una delle soluzioni è l'azienda pubblica comunale di diritto pubblico. Io sto dicendo che è l'unica soluzione percorribile, perché restare nel lato, restare in Acqua Latina, ci porta al disastro, e questo è una cosa che ci teniamo a sottolinearlo. Come io posso immaginare che Acqua Latina si piglia le condutture da terra e se le porta in spallo, come ha prospettato il dottor Conte, non mi sembra il caso. Allora, il problema importante qual è? Il problema è che noi abbiamo un'occasione storica per poter uscire dal lato. Perché? Perché al governo c'è la ripubblicizzazione dell'acqua come legge, se viene recepita quella legge noi abbiamo il primo passo. Non solo, alla regione abbiamo un quasi sicuro rifinanziamento del fondo per la ripubblicizzazione dell'acqua, e se questa congiuntura storica passa e Formia non riesce a prenderla, noi continueremo con i problemi e i disagi di un ATO che non riesce a governare e di un'azienda come Acqua Latina che è appesa a un cappio, e questo cappio è il prestito della DEF. Sì, e il cappio è praticamente il prestito della DEF che in qualche modo farà sempre gli interessi di un ritorno economico. Questi interessi del ritorno economico significa per i cittadini due cose. Significa innanzitutto bollette elevate, ma significa anche manutenzione, che è quella che avete visto negli ultimi anni, perché una società che deve rientrare in 80 milioni, non so quanti restano ancora di debito, certamente non è che va a trovare la perdita e la va a riparare al volo, aspetterà, e questo è quanto. Ora il dottor Gianfranco Conte, prima che scatti il tempo, gli faccio gli auguri per il mese prossimo, ecco, che conseguirà il titolo di nonno, e quindi quello è un titolo importante. Sì, sì, allargherò la platea dei nonni di Formia. Bene, sapete, qui si è parlato dei componenti delle liste. Io sono molto fiero delle persone che sono rimaste nella mia lista, un po' meno di quelle che magari avevano dato la loro adesione e poi se ne sono filate nella notte per ragioni squisitamente diciamo elettorali, diciamocela così. Poi in fondo, vedete, chi fa politica o chi ha fatto politica come me per 20 anni ne ha viste di cotte e di crude, quindi insomma non si deve nemmeno lamentare di niente. Io l'ho presa con grande tranquillità, perché vedete, noi fin dall'inizio abbiamo pensato che fosse meglio essere pochi, soli e non male accompagnati, perché certe volte quando si cerca di vincere a tutti i costi e si mettono insieme lana e pecora, capra e cavoli, e così gente che la pensa in maniera diversa, che ha interessi diversi, che ha il primo pensiero è quello di andare a occupare un posto da consigliere comunale, come se occupare un posto da consigliere comunale è una cosa straordinaria, di un livello assolutamente. E peraltro, vedete,
noi potevamo caricarci anche altre persone, però se vi posso dire, ci sono alcuni soggetti anche all'interno dell'amministrazione comunale che vanno a fare la raccolta dei pani e dei pesci, che fanno usano il loro potere, il loro pungolo per dire: ah, se non succede questo, poi magari domani ti arriva un controllo dell'ASL piuttosto che dei vigili urbani, piuttosto che dell'ufficio urbanistica. Io credo che questo non sia fare politica. Io credo. Oggi io non mi ritrovo nel centrodestra, ma io sono uscito 5 anni fa dal centrodestra per questa ragione. Non mi riconoscevo più, perché io sono entrato nel 94 e non perché io sia voluto entrare, a me mi hanno chiamato, e mi hanno chiamato in un momento in cui non esisteva un partito, esisteva un personaggio importante come Silvio Berlusconi, che rappresentava una novità nel panorama politico. E io l'ho fatto, sono entrato lì non perché avessi sicurezza di vincere, sono entrato perché credevo in quella promessa di un nuovo liberalismo nel quale io mi ritrovavo. E pian piano col tempo, sapete, la politica si ammorbidisce i toni, abbiamo perso tanti professoroni, tante persone che avevano da dire. Io penso che anche noi abbiamo fatto la nostra scelta, meglio governare con pochi sicuri che accompagnarsi, e poi si sa come vanno a finire queste cose. Dottor Mario Taglialatela, adesso chiariamo, sono 3 minuti, non 30. Ti sei rimangiato tutto, perché hai detto in piena libertà. Però in piena libertà. Ecco, ti giochi questi 180 secondi. Mario, però ecco, c'è nel film Il Gladiatore, quando al mio segnale scatenate l'inferno. Ma adesso giocati bene, fai una bella carica. Ecco, non far partire, diamo 2 secondi di vantaggio. Io spengo il mio. No, perché lui ne deve ancora 20, diciamo. Prego. Beh. Voglio dire, scusate l'espressione, poco piacevole, come descriveva qualcuno quando faceva il verbale, non sapeva scrivere, interrogato il morto non risponde. Io ho fatto una domanda precisa, eccetto qualcuno, di soluzioni non ne ho vista una. Ingegnere Romano, chiedo scusa, ce n'è per tutti. Ma quando viene il prestito, come ha scritto, come ha detto, è un ritorno economico, ma che significa? Non l'ho capito. Cioè il prestito, che tra l'altro ho firmato pure io perché avevo la delega del Consiglio Comunale di Latina, cosa si deve pagare? Che ritorno economico c'è? Non ho capito. Questa cosa veramente non mi è chiara. Per i canoni concessori, quando lo regge Franco Econ, è vero. Io facevo il capo di gabinetto al sindaco di San Gorme d'Amià per avere 150.000 euro, perché tanto era il credito. Ho dovuto fare un'azione legale, l'abbiamo vinta. Non mi risulta che altri l'hanno fatta per avere i soldi. I canoni concessori, scusami se correggo, sono i canoni che Acqua Latina paga per le infrastrutture che noi all'epoca, nel 2000, abbiamo dato, ma non ceduto. Abbiamo dato in uso, perché quella della proprietà rimane comunque del comune. Occhio là, 1,35. Io ho preso il programma, non di allarmare Claudio, perché finalmente ho capito perché il piano regolatore non si è fatto più, dopo 95 anni. E vi leggo quello che ha scritto il PD in questo programma. A parte il piano regolatore ecologico, poi me lo spiegheranno che significa un piano regolatore ecologico, può darsi, ammetto la mia ignoranza. Il nostro PRG, cioè piano regolatore generale, elimina il progetto speculativo sulla Cervara e sulle colline. Forse ho trovato la soluzione perché il piano regolatore non si è fatto più. Grazie. Forse ho detto, non ho detto la certezza, perché se ne avessi la certezza farei i miei passi. E il resto del tempo?
Come? 30 secondi. 30 secondi. Quindi la cerbaglia l'ho fatta e appunto non ne parliamo, che ripetiamo sempre le stesse cose. Il controllo analogo, ma a me risulta che invece quando qualcuno ha cercato, che faceva parte del controllo analogo, ha cercato di svolgere, per poco non sono state successe, non hanno fatto assedio in testa fra amministratori e cose, quindi voglio dire, per carità. Va. 3 minuti. Eh? Finito. E Tomarino. Spegniamo, sì. Mario pure. Completiamo il giro con il dottor Claudio Marciano, che ha due liste collegate, Formia Bene Comune e Partito Democratico. Tu adesso hai il vantaggio di chiudere il giro, non approfittare, sii molto anglosassone, a te la parola. Cerco di essere british. Allora... I nodi che la città deve affrontare sono stati chiariti in questo dibattito, la forma da dare gestione dei servizi, le scelte fondamentali sull'urbanistica, quindi il piano regolatore e il piano del traffico, una spinta fondamentale da dare ad alcuni elementi come le politiche sull'economia, le politiche sull'ambiente, eccetera, eccetera. Ora, tutto questo deve essere realizzato attraverso una soluzione politica che non può che avere una forte omogeneità politica, e questa è la ragione per cui noi abbiamo proposto questo progetto. Abbiamo due liste che hanno questo tipo di caratteristiche, due liste che hanno visto anche un importante rinnovamento al proprio interno, abbiamo detto dei no, abbiamo rinunciato a delle candidature anche importanti per riuscire a realizzare non solo una, come dire, coalizione che può vincere le elezioni, ma soprattutto che può andare avanti anche dopo attraverso una rigenerazione del nostro schieramento politico, che non solo a livello locale, anche a livello nazionale ha bisogno di un ripensamento importante, uno schieramento politico che non ha timore a definirsi di sinistra, progressista, perché crede che queste parole anche a livello amministrativo siano estremamente importanti. E il programma che abbiamo fatto cerca di fare una cosa molto difficile in questo periodo in cui è molto facile dire che non è stato fatto niente, che la città è rimasta ferma, che 20 anni fa era tutto diverso e così via. Cerca di recuperare delle cose molto concrete che sono state fatte, altre che sono state solo predisposte e non portate avanti, e dare una soluzione politica adeguata, migliore di quella del passato, per riuscire a realizzarla. Ora però, diciamo così, questo minuto e 20 secondi che ho lo devo utilizzare sempre in maniera molto anglosassone per fare un paio di precisazioni, ma per amore della verità, non dobbiamo confondere Lato con Acqua Latina, sono due cose diverse. Aprilia fa parte del Lato, non fa parte di Acqua Latina perché non ha sottoscritto le quote, cioè non significa che Acqua Latina non gestisca il servizio anche ad Aprilia. Questo per una ragione molto semplice: non ci sono soluzioni comunali all'acqua, ci sono solo soluzioni di ambito, perché lo prevede la legge nazionale e lo prevede la legge regionale. Così come non possiamo confonderci fra mutui e canoni di concessione, perché questo è anche un po' l'ABC di chi si occupa di questo tema. Un conto sono i mutui che devono essere ripagati da Acqua Latina perché i comuni avanzano, diciamo così, la quota di pagamento, e questo succede anche se con lentezza, succede anche al comune di Formia, non ci sono interessi, quelli sono la cassa depositi e prestiti, gli interessi sono già prescritti. I canoni di concessione sono quelli che Acqua Latina deve pagare ai comuni perché gestisce il servizio, e su quello sì che ci sono dei ritardi importanti, non li deve pagare al singolo comune ma al Lato, e quei soldi saranno fondamentali per avere la disponibilità economica e finanziaria per fare la ripubblicizzazione del servizio, perché da lì prenderemo i soldi e non metteremo neanche un euro sulle bollette dei cittadini. Ho finito 4 secondi prima, quindi insomma. Io ho due precisazioni prima di salutarci. Innanzitutto ringrazio tutti e sei i candidati sindaci che sono stati molto sportivi, molto corretti. Ringrazio Pasquale Cardillo Cupo che è venuto in corso d'opera dimostrando rispetto per questo evento. Mi dispiace che sia stato danneggiato dall'assenza al primo giro, ma ecco, gli do merito. Detto questo, ognuno ha portato la sua voce e ci sarebbe ancora tanto da dire, entrando poi nei particolari. Noi come Golf e dintorni, Telegolfo e Radio Tirreno Centrale, già da adesso, nel caso che si vada a un eventuale ballottaggio,
chiederemo ai due candidati alla carica di sindaco per il ballottaggio, se ci sarà, di rivederci qui al Grande Albergo Miramare il 18 o 19 giugno, lasciando gli ultimi giorni a disposizione delle altre appuntamenti, perché ci rendiamo conto che li abbiamo sottoposti a un ritmo estenuante. Tra il quotidiano carta stampata, noi adesso, Radio Formia stasera, gli appuntamenti di ieri, dei giorni precedenti, però averli avuti tutti e sei a questo tavolo ci onora e ci incoraggia. Grazie e in bocca al lupo a tutti.